Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo video vedremo come creare l'effetto denim e poi applicarlo sulle illustrazioni moda. Il primo step sarà quello di creare un pattern per poi trasformarlo in questo. Proseguiamo quindi con il tutorial. Come prima cosa da fare, creiamo un nuovo documento dalle dimensioni di 3000x3000 pixel e come risoluzione mettiamo 72, quindi sarà a tutti gli effetti un quadrato. Ora dobbiamo scegliere una tonalità di blu che si avvicina il più possibile al jeans. Una volta trovata la tonalità che ci serve, riempiamo il livello del nostro colore blu. Creiamo un nuovo livello e questa volta scegliamo una tonalità di grigio abbastanza scuro e poi andiamo a riempire il nostro livello. Controlliamo di essere sul livello grigio, selezioniamo il colore nero e poi andiamo in alto su filtro, scegliamo galleria filtri, cliccate sulla cartella schizzo e cercate l'opzione pattern mezze tinte. Come dimensione impostate 1, sul contrasto mettete 0 e sul tipo di pattern mettete linea. Applicate come metodo di fusione luce soffusa. Poi andate su filtro, effetto pixel, mezza tinta e assicuratevi di aver selezionato puntini piccoli. Ora dobbiamo duplicare il livello. Come metodo di fusione impostiamo moltiplica. Trasformiamolo con i tasti CTRL T e modifichiamo i seguenti parametri. Qui in alto, dove ci sono queste lettere, sulla L mettiamo il 200%, sulla A il 200% e dove c'è l'angolazione impostiamo il 39%. Poi andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura e sul raggio impostiamo 1. Creiamo un nuovo livello, scegliamo come tonalità un grigio chiaro e andiamo su filtro, rendering, nuvole. Come metodo di fusione mettiamo luce soffusa e abbassiamo l'opacità del 47%. Andiamo su modifica, definisci pattern e salviamo con un nome che preferiamo il nostro pattern. Ora non ci resta che applicare il nostro pattern al disegno. Ovviamente non possiamo lasciare l'illustrazione in questo modo, altrimenti il disegno risulterebbe piatto. Quindi dobbiamo applicare luci ed ombre e lo faremo su due livelli separati. Per quanto riguarda le ombre, applichiamo come metodo di fusione moltiplica e per le luci schiarisci. Poi, se volete, potete aggiungere altri dettagli su un altro livello. Spero che questa tecnica possa esservi d'aiuto, quindi lasciate un bel like per sostenere me e il mio canale, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche. Seguitemi anche sui miei social, Facebook e Instagram. Se volete provare a realizzare delle illustrazioni con il tessuto denim utilizzando la mia tecnica, utilizzate l'hashtag MyDenimEffect e taggatemi. Bene ragazzi, il video termina qui, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!